Rieccoci. Bene, la giunta dovrà ancora aspettare più di qualche giorno per entrare nella sua operatività. Secondo i calcoli che hanno fatto i tecnici di Palazzo Campanella, i decreti, potranno essere i decreti con le nomine, l'ufficializzazione delle nomine degli assessori e le loro deleghe, potranno essere firmati e pubblicati non prima del 22 di luglio. Speriamo che questo periodo venga utilizzato per fare una ricognizione dei singoli settori ed essere immediatamente operativi. Luglio, siamo a ridosso di agosto, sappiamo come vanno le cose, 8 mesi sono passati già, rischia di passare anche l'estate e di trovarci ancora piegati con alle porte un sacco di emergenze. E però, detto questo, non vorremmo che l'operazione di rimborsovoli e la conseguente operazione di varo di una giunta, diciamo, tutta esterna alla politica o quantomeno non direttamente impegnata in politica, facesse pensare che questo era l'unico problema risolto il quale è tutto a posto. La legalità va portata dal governo della regione, non c'è dubbio, va rafforzata nel consiglio regionale, non c'è dubbio, ma il primo modo per farlo è cominciare a rispettare le regole del gioco anche all'interno dei partiti. E nel Partito Democratico sarebbe il caso che le regole del gioco venissero nuovamente rispettate, perché sennò si ha la sensazione, e qui potrebbe poi avere ragione Scalzo, Guccione, Ciconte e quant'altri, che insomma prendiamo un segmento delle regole interne, peraltro quelle non scritte, e le applichiamo, per cui siccome è sotto indagine fa un passo indietro e via dicendo. Poi ci sono invece delle regole statutarie che riguardano la macchina del partito, il funzionamento del partito, e nessuno le osserva e nessuno le rispetta. Se vi ricordate ce ne siamo già occupati. Ma da ormai quasi un anno in regime di assoluta incompatibilità statutaria ci sono ben 3 segretari provinciali su 5 del Partito Democratico. Ora io mi domando, e domando anche a Magorno, che valore ha un documento politico, un documento programmatico firmato da 5 segretari provinciali, dei quali ben 3. Quello di Crotone, quello di Vibo, perdonatemi, quello di Catanzaro e quello di Reggio Calabria non sono legittimati perché lo statuto impedisce il cumulo delle cariche, cioè lo statuto del PD dice chi ha una carica elettiva e quindi in quel caso 2 sono consiglieri regionali, Mirabelli e Romeo, un altro è addirittura presidente della provincia, Enzo Bruno di Catanzaro, dice chi ha un incarico elettivo non può avere poi un incarico politico e quindi non può essere segretario. Sappiamo già che ci risponderanno che non era il caso di nominare un sostituto perché tanto a ottobre faremo il congresso, eccetera. E questo è un segreto, però con lei quando arbitro fischia e quindi questo congresso sarebbe il caso di cominciare a stabilire quando si farà, con quali regole, con quali obiettivi, con quali programmi che si vanno a confrontare. Se dobbiamo fare le cose sul serio, se no poi né si può dire sono fatti interni al PD, perché il PD oggi è gli altri partiti non stanno messo bene, non stanno messi meglio. Quello che succede in Forza Italia, quello che succede in altri raggruppamenti, non è che non lo sappiamo. Però oggi il PD ha una responsabilità che è tripla o quadrupla, perché è anche il partito di maggioranza relativa, se non quasi assoluta, in Consiglio regionale, per cui tutto quello che funziona o non funziona o mal funziona dentro il PD si riflette sul funzionamento della Regione Calabria e di quelle realtà locali amministrate dal Partito Democratico. Quindi non ci vengono a fare il predicozzo sul fatto che c'è tempo che vedremo, ma da subito il PD faccia capire se la legalità si ferma a questa manovra post rimborsopoli o se la si vuole portare avanti all'insegna anche del rispetto delle norme statutarie.